che oggi si è originata così nel film della giornata di Daniele Maglie. Vasilkiv, 40 km a sud di Kiev, una delle direttrici lungo le quali i russi stanno cercando di accerchiare la capitale ucraina per prenderla. Qui un missile centra un deposito di petrolio, mentre 500 km più a est, a Kharkiv, seconda città del paese, le forze armate russe distruggono un gasdotto. È la quarta notte di guerra dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca e l'esercito di Putin continua a colpire le infrastrutture di approvvigionamento fondamentali per l'esercito ucraino. L'avanzata russa, però, continua ad essere molto difficoltosa e la resistenza ucraina è estremamente forte, aiutata anche dai 37.000 civili che, secondo fonti governative, avrebbero risposto all'appello del presidente Zelensky arruolandosi come volontari e utilizzando tutti i mezzi per rallentare l'esercito di Mosca, comprese bombe Molotov confezionate artigianalmente. Alle 4:30 di notte Kharkiv viene ancora una volta presa di mira dai russi. Qui si dirige una colonna di carri armati di Mosca che entra in città dopo le 7:30. I cittadini cercano protezioni dove possono e anche un ospedale pediatrico diventa un rifugio contro i bombardamenti. А ми сейчас тут живем. Это наш дом. Ma come dicevamo, la pressione russa si fa sempre più alta anche e soprattutto sulla capitale, dove per fortuna, fa sapere alle 5 il servizio di emergenza statale ucraino, il bombardamento di ieri sul sito di smaltimento di rifiuti radioattivi nei dintorni della città non ha causato danni rilevanti, colpendo soltanto la recinzione. Città che vive un'altra notte di attesa e paura in preparazione della possibile intensificazione degli attacchi, città che dalle 17 alle 8 è sottoposta ad un rigidissimo coprifuoco imposto per garantirne una difesa migliore. Le esplosioni sono sempre più vicine, i boati sempre più frequenti, mentre in mattinata il presidente ucraino Zelensky annuncia la creazione di una legione straniera per arruolare tutti i cittadini provenienti da stati esteri che desiderino combattere contro l'invasione russa. Parallelamente si apre lo spiraglio per un possibile avvio di negoziati di pace. Alle 8:30, infatti, Mosca annuncia che una delegazione russa è già a Gomel in Bielorussia per avviare le trattative con la controparte, spiraglio che però pare chiudersi immediatamente per il netto rifiuto dell'Ucraina di tenere colloqui in un paese, quello guidato da Lukashenko, che di fatto si è messo a disposizione della Russia per sferrare l'attacco contro Kiev. Altre città possono essere la sede per un incontro. Naturalmente vogliamo la pace, vogliamo incontrarci e porre fine alla guerra. Varsavia, Bratislava, Istanbul, Baku, le abbiamo offerte tutte ai russi e accetteremo ogni altra città in ogni altro paese che non sia stato usato per bombardarci. Solo così i negoziati possono essere onesti e mettere fine alla guerra. Poco dopo, alla stampa, il capo della delegazione russa a Gomel, l'aiutante presidenziale Vladimir Medinsky, dichiara: proponiamo con calma quanto segue fino alle 15, le 13 italiane. Continuiamo a essere qui e aspettiamo una risposta. In caso di rifiuto, aggiunge, tutta la responsabilità dello spargimento di sangue sarà ucraina. Un ultimatum che poco dopo mezzogiorno viene respinto come inaccettabile dal braccio destro di Zelensky, Mykhailo Podolyak. Nel frattempo era arrivata un'offerta di mediazione caduta nel vuoto anche da parte del presidente turco Erdogan. Tutto questo mentre per tutta la mattina non si fermano i combattimenti che continuano soprattutto nelle strade di Kharkiv, dove vengono riportate notizie di blindate russi in fiamme per strada con il governatore Oleg Sinegubov che sui suoi profili social scrive: è in corso l'eliminazione dei nemici dalla città.
Nel frattempo continua a intensificarsi il lavorio internazionale per colpire Putin e la Russia. Poco dopo mezzogiorno arriva la notizia che anche l'Italia chiude lo spazio aereo e i voli delle compagnie russe, decisione che segue quella di Germania, Irlanda, Finlandia, Danimarca, Belgio, Austria e Olanda e che precede quella della Spagna e dell'intera Unione Europea annunciata poco fa dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Poco dopo le 14 Putin definisce illegittime le sanzioni occidentali e ordina al comando militare di mettere in allerta le forze di deterrenza nucleare in quello che sembra un crescendo di tensione, apparentemente inarrestabile. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только Cari colleghi, come vedete, non sono solo i paesi occidentali ad essere impegnati in azioni ostili nei confronti del nostro paese in campo economico. Parlo delle sanzioni, che tutti sanno molto bene essere illegittime, ma anche altri ufficiali di stati membri della NATO si permettono dichiarazioni aggressive. È per questo che ordinerò al Ministero della Difesa e al Capo di Stato Maggiore di mettere in allerta le forze di deterrenza. Перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Una decisione, questa, definita irresponsabile e pericolosa dal numero uno dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg. Negli stessi momenti la polizia russa interviene per sgomberare i manifestanti che protestano contro la guerra a San Pietroburgo. Già sta maturando la svolta inaspettata perché dall'Ucraina arriva l'assenso alla partecipazione ai negoziati. Abbiamo convenuto che una nostra delegazione si incontrerà con quella russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso vicino al fiume Pripyat, afferma su Telegram il presidente Zelensky, aggiungendo che Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, gli elicotteri e i missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione ucraina. Poi anche Mosca conferma, i negoziati si terranno nella regione bielorussa di Gomel. Dai colloqui può arrivare la pace, ma non si parla di una caduta di Kiev, sottolinea più tardi il ministro degli esteri ucraino Kuleba. Colloqui che si terranno domani mattina, conferma il vice ministro degli interni ucraino.